Si è svolta come ogni anno la celebrazione per l'anniversario della partenza dei 1000. Accanto al sindaco di Genova, Marta Vincenzi, quest'anno il sindaco di Biella, città che ha dato alla spedizione le famose camicie rosse. Numerosi bambini delle scuole di Genova e Biella che hanno atteso in Piazzale Crispi davanti al monumento il corteo che ha lasciato lo Scoglio di Quarto subito dopo la cerimonia di deposizione della corona. Dei luoghi della memoria, insomma, cominciarono da qui 100 anni dell'Unità d'Italia con Giorgio Napolitano che venne a inaugurare il restauro del monumento che vedete alle vostre spalle e il nuovo monumento non ancora finito che vedete di sotto. Adesso è finito, anzi manca ancora qualcosa, manca l'elevatore per gli handicappati, è finito, questo luogo è bello, è frequentato, c'è tanta gente, è animato e vissuto e sono molto contento, a un anno di distanza come amministrazione, di poterlo dire. Adesso passiamo alla cerimonia ufficiale. È l'assessore alla cultura del comune di Genova Ranieri a fare da speaker e introdurre la cerimonia ufficiale davanti al monumento di Piazzale Crispi. Una cerimonia molto partecipata dalla popolazione alla quale sono intervenute diverse autorità. Il primo a parlare è stato il presidente del municipio Levante, dottor Carleo. Io ringrazio tutti, se me lo alzo un po' perché sono un po' lungo. Grazie di essere intervenuti così numerosi in questa giornata di festeggiamento del 151esimo della spedizione dei 1000. L'anno scorso, come diceva l'assessore Ranieri, abbiamo proprio iniziato da questo sito dell'Unità d'Italia, che è stato prescelto il primo sito e il monumento di Quarto. E infatti oggi
festeggiamo il 151esimo, però anche i 150 anni dell'Unità d'Italia, riconoscendo il grande valore e il merito a tutti coloro che hanno contribuito a grande coraggio, determinazione e mezzi sacrifici a realizzare l'Unità d'Italia. Tutto ciò non deve indurci a pensare che ciò che è stato fatto ormai è acquisito e quindi immutabile. Noi siamo chiamati non solo a festeggiare l'unità conquistata, ma anche a portarla avanti cercando anche nuove ragioni e motivi per stare insieme, rinsaldando i valori fondamentali che hanno ispirato i fondatori. Cerchiamo nella solidarietà un motivo per stare insieme, nell'efficienza di ciascuno il modo per ottenere ottimi risultati per tutti. Oggi siamo riuniti in un luogo che abbiamo giustamente inserito tra i luoghi della memoria, e tutti noi abbiamo il dovere di continuare a fare e a trasmettere memoria per non dimenticare la nostra storia. Altrimenti il sacrificio di questi eroi precipiterà nell'oblio e significherà che questo non ci ha insegnato nulla. Perché memoria? Le memorie individuali, familiari, sono per definizione molteplici. Non si unificano mai, ma si possono comporre in un insieme di narrazioni. L'essenziale non è la costruzione di una memoria comune, ma il fatto di non smettere mai di raccontare le singole storie alle generazioni che si susseguono. È giunto dunque il momento di far parlare tutti questi luoghi insieme. La storia che essi raccontano è in prima istanza quella dei personaggi e dei fatti a cui essi rimandano. È proprio seguendo una linea ideale che collega le varie fasi storiche e i luoghi in cui gli avvenimenti sono accaduti che Quarto, su proposta del Presidente del Comitato dei Garanti, Senatore Ciampi, è stato scelto come luogo di partenza per le celebrazioni nazionali, mantenendo la promessa fatta a Garibaldi che un giorno i nomi dei 1089 garibaldini sarebbero stati incisi sullo scoglio, come abbiamo tutti modo di vedere, i nomi sono incisi sullo scoglio. Dopo di lui ha preso la parola il sindaco di Biella, città delle camicie rosse. Il sindaco di Biella, che ha voluto onorarci della sua presenza. Un saluto a tutti i cittadini intervenuti, alle autorità civili, militari e religiose, ma un saluto affettuosissimo al sindaco Marta Vincenzi, sindaco di Genova, che ha promosso questa bellissima manifestazione, ma non solo. Genova è sicuramente, con il suo sindaco in testa, una delle città italiane che ha promosso più iniziative per ricordare i 150 anni dell'Unità Nazionale. Un saluto affettuosissimo, veramente con il cuore, a tutti i bambini qui davanti. Perché vestite non casualmente una maglietta di colore? Perché le camicie dei garibaldini erano di colore rosso. Bravi. Allora, Biella e Genova sono due città. Genova ovviamente è un'antica capitale e un importantissimo capoluogo di regione che non ha ovviamente alcun paragone con una piccola provincia, con una piccola città capoluogo come Biella, ma siamo accomunati in questo momento di ricorrenza perché proprio quelle camicie rosse che portarono i garibaldini come divisa ufficiale nella loro spedizione furono acquistate nel maggio del 1859 da Giuseppe Garibaldi a Biella, dove era terminata la seconda guerra di indipendenza, e con un treno erano arrivati Garibaldi e i suoi cacciatori delle Alpi. I genovesi e i biellesi, nel comune sentire popolare, sono accomunati, sei un genovese, sei proprio un biellese, per un'attenzione eccessiva quasi al risparmio, al fare attenzione alla spesa, diciamo così. E Garibaldi
venne a Biella per comprare la stoffa delle camicie garibaldine. A un certo punto trovò una fabbrica che aveva a disposizione un po' di stoffa rossa destinata addirittura ai macellai del Sud America, e siccome fu venduta veramente con pochi soldi, Garibaldi l'acquistò volentieri, anche perché il rosso era un colore sicuramente ben visibile, e siccome la spedizione sarebbe stata una spedizione dove un po' di fuoco si sarebbe anche fatto, bene, Garibaldi acquistò queste camicie e le portò al seguito nella spedizione. Per portare il saluto. È stata poi la volta del saluto dell'Associazione Nazionale Combattenti Reduci di Genova, cui ha fatto seguito l'intervento del consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dottor Peluffo, che ha ricordato che non si tratta solo di un 151esimo, ma anche di un 150esimo anniversario. Intanto ringrazio gli amici genovesi, il sindaco Vincenzi, l'amico Ranieri di questo invito, e stavamo pensando che oggi è un 151ario, allora io ho pensato per voi che in realtà bisogna trovare un 150enario, e c'è un 150enario oggi, che è quello della canzone di Camicia Rossa. Voi avete le camicie rosse, Camicia Rossa venne scritta, è una canzone popolare, di un anno dopo, quindi noi oggi celebriamo, e questa canzone dice, ci dà delle informazioni, ci dice delle cose che sono importanti per capire il senso di quel monumento, il monumento coi nomi dei mille. Infatti la canzone dice: quando all'appello di Garibaldi tutti i suoi figli Baldi, daranno insieme fuoco alla mina, daranno insieme. Il senso del monumento di Garibaldi è che è un monumento, cioè questo è il monumento a Garibaldi, quello è un monumento ai mille dove c'è anche Garibaldi, è un monumento collettivo, ha un'azione collettiva di un gruppo di persone che hanno avuto un obiettivo comune. È il primo memoriale che noi realizziamo come Presidenza del Consiglio, le celebrazioni sono iniziate da qui e adesso poi vi svelerò dove finiranno, perché ovviamente se voi fate alla fine di questa cerimonia, soprattutto i ragazzi, sarebbe, diciamo, secondo me bello che facessero una passeggiata sino al mare sotto, e voi troverete 5 lastre con dei testi, ce n'è uno su cui dovete soffermarvi un attimo, ed è il testo che Garibaldi scrive in navigazione dopo 2 giorni, arrivando in Toscana, Talamone, scrive il suo ordine del giorno. L'ordine del giorno per Garibaldi era il momento di dichiarazione politica dell'obiettivo di un'azione, e era un pochino il suo messaggio politico, il suo messaggio forse direi filosofico. Leggetelo, quel testo in quella lingua, Garibaldi parlava ligure, parlava genovese, e non parlava un italiano bellissimo, ma aveva una conoscenza straordinaria della lingua italiana e conosceva a memoria tutte le poesie di Ugo Foscolo, compresi i Sepolcri, che furono l'ultima lettura della sua vita. Cosa scrive Garibaldi? La missione di questo corpo sarà come fu, basata sull'abnegazione più completa davanti alla rigenerazione della patria. I prodi cacciatori, perché si chiamavano cacciatori delle Alpi, servirono e serviranno il loro paese con la devozione e disciplina dei migliori corpi militari, senz'altra speranza, senz'altra pretesa che quella della loro incontaminata coscienza, non gradi, non onori, non ricompense. Garibaldi, quest'idea di non chiedere ricompense la porta per tutta la vita, ma la prima volta non è questa, era già una filosofia consolidata, lo aveva fatto a Montevideo, quando dopo la battaglia di Sant'Antonio del Salto gli venne promesso un dono di terre in Uruguay e lui rifiutò con una lettera che lo rese famoso. Questo era il senso, un'azione collettiva. Quindi il monumento che troverete alla fine di questo percorso potremmo dire che è un monumento contro l'egoismo, è un monumento per l'impegno comune, per non perseguire soltanto, diciamo, i destini e gli obiettivi individuali. Noi concluderemo dove? Quando io il 17 dicembre del 2009 venni, chiesi appuntamento al sindaco Vincenzi e avevo un'idea, disse: ma forse, avendo letto questo libro di Abba, c'era scritto: ma un giorno ci saranno i nomi dei mille allo scoglio di Quarto. Ho detto: beh, è l'occasione per metterceli questi nomi, no? Però io avevo in mente un'idea sbagliata, che era quella del memoriale del Vietnam a Washington, che è un'idea di un luogo triste, di caduti. E fu l'architetto Spalla, che è l'autrice di questo lavoro, a cui è stato meritoriamente un applauso, che mi disse: è sbagliato mettere i nomi al muro,
perché uno, se legge i nomi dei mille, guarda la montagna, ma loro guardavano il mare. E quindi concludo dicendo, anche voi guardate il mare, perché le celebrazioni del 150enario sono iniziate qui, un anno fa, da Genova, e si concluderanno a Marsala, nel punto dove sono arrivati i mille, con un nuovo monumento. Grazie. Dopo l'intervento del consigliere della presidenza del consiglio e dopo brevi letture garibaldine fatte da ragazze rappresentanti delle scuole di Genova e Biella, la manifestazione ufficiale in Piazza Crispi è stata chiusa dal discorso del sindaco di Genova Marta Vincenzi. Questa prima parte di questa bella manifestazione, sono state dette le cose più importanti. Si è ricordato, tra l'altro, da dove si è partiti per questo traguardo del monumento ormai concluso che abbiamo qui. Io ricordo che quella giornata dell'anno scorso era una giornata un po' più triste, perché pioveva, c'era meno gente, c'era il Presidente della Repubblica che ci rincuorò e che, come gli capita frequentemente in questi anni, dice per noi le parole giuste, quelle che vogliamo sentirci dire. Però devo ammettere che l'insieme della cerimonia non era allora particolarmente tonica. È quello che è successo in questi mesi, in fondo, in tutta Italia. Questa idea dei 150 anni era partita pensando che forse, insomma, ci sarebbe stata un po' di retorica e forse sarebbe stata un'occasione neanche tanto gradita, perché i distinguo. Spesso il presidente Napolitano ci ha ricordato anche le tante sciocchezze che sono state dette sul Risorgimento, il sentire le cose lontane, persino la paura di, come dire, inserirsi con parole ormai non più contemporanee, non adatte, in una storia dibattuta e non risolta. E invece a me pare che alla fine di queste celebrazioni, che poi concluderanno a Marsala, ma per noi anche continueranno, ma simbolicamente, no? Concludiamo qui, abbiamo ottenuto una cosa straordinaria, cioè ci siamo riconquistati l'idea che questa nostra patria, questo nostro paese, ha alcuni momenti, ha avuto alcuni momenti della sua storia dai quali non possiamo prescindere, e che in questi momenti noi eravamo tutti insieme. E questo è un valore enorme, è il valore che ci viene dalla scelta straordinaria di aver scritto quei nomi dei garibaldini, perché quei garibaldini venivano da tutte le regioni d'Italia, perché venivano persino da altri paesi, perché erano italiani diventati eroi, come succede, no? Come succede sempre poi quando le cose finiscono bene, magari neanche tanto partiti come eroi, perché tra di loro non c'erano soltanto dei grandi patrioti, c'era anche qualcuno che scappava da cose poco chiare, insomma. E però in questo andare, in questo fare insieme un grande momento, un'avventura che poi ha avuto l'esito che noi conosciamo, in questo ognuno di loro si è riscattato e ognuno di loro merita di essere ricordato come uno che insieme a tutti ci ha regalato questo momento di sentire comune, quel sentire da cui non abbiamo quest'anno, non abbiamo saputo fare a meno, neppure io ne sono lieta, nel ricordare il 25 aprile e l'altro grande momento, quello della liberazione. Abbiamo portato con noi queste due immagini, no? Le bandiere dell'Unità d'Italia, l'immagine della Resistenza. Ma perché? Perché finalmente mi pare, dopo questi mesi in cui è cresciuta la voglia di essere orgogliosi della nostra patria, finalmente possiamo dire che quella
quello che ha detto Napolitano, l'ha detto solennemente al Montecitorio, l'ha detto al Senato, l'ha detto, cioè che non ci fosse stato questo momento di unità risorgimentale dopo quella guerra e dopo quei 20 mesi che divisero il nostro paese, noi non ci saremmo affacciati al mondo nuovo, quello del dopo la guerra, quello dell'Europa, quello che riprese a camminare come sanno fare le democrazie, come un territorio unito, e non avremmo avuto dimensione politica internazionale. E Dio sa quanto ne abbiamo bisogno, anche oggi, che in questo Mediterraneo bisogna che il nostro paese sia in grado di parlare la voce forte e chiara di chi sa che bisogna unire, che bisogna guardare all'altra sponda, che questa dimensione del Mediterraneo per noi è fondamentale. E dunque viva, viva questo Garibaldi che è diventato un mito, e viva i garibaldini, e viva Genova che fu la prima città a dare la cittadinanza onoraria a Garibaldi, e viva Biella che gli diede le camicie rosse, e viva voi ragazzi, viva l'Italia.